Ciao da Svideo, presto arriverà il video della Games Week! Non ho parole! Voglio salutare Engeron e Jesus! Ciao raga da Svideo, che cos'è questo video? Questo video è Svideo Tag. Che cos'è uno Svideo Tag? Lo Svideo Tag si differenzia dai video tag perché di solito nei video tag cosa fanno? Ti fanno un mucchio di domande. Invece questo qua diciamo che è più un proposta tag, un proposta per alcuni, qualche idea, diciamo tra virgolette qualche format da dare agli altri, qualche idea. Io intanto mi scrivo le cose e ho detto chi lo vuol fare, chi non lo vuol fare, perché io purtroppo non ho mai tutto il tempo di fare quello che vorrei. Ho detto magari se qualcuno ho qualche idea che magari può interessare qualcuno, lo fa qualcun altro. Quindi diciamo vi cedo queste idee, chi lo vuole fare lo fa, e poi io taggerò magari anche delle persone e se lo vogliono fare lo fanno, oppure lo fa chi lo vuol fare. Comunque io ho pensato a queste cose che mi sono anche scritte. Per esempio una proposta tag 1 di idee per voi potrebbe essere: e se avessi fatto. Questo qua magari si riferisce a uno che ha già un lavoro, una professione, oppure che professione vorrebbe e sarebbe piaciuto fare, avere, eccetera. Essere, non so, qualunque cosa, da attore, cantante, ballerino, che ne so, meccanico, riparatore di aerei, pilota, non lo so, adesso non mi viene in mente, sportivo, atleta, calciatore, bancario, cioè, quindi le professioni. Allora, la cosa si poteva fare così, io pensavo che voi potreste fare tipo delle scenette, mi sarebbe... E se fossi stato, tac, il ballerino, fate vedere la scenetta di voi che danzate, che ballate, oppure... E se fossi stato cantante, magari voi che cantichiate un motivetto, quindi... E tutte cose così, delle professioni, immaginandovi voi in quella professione, poi facendo le scenette molto spiritose, secondo me verrebbe una cosa molto carina, divertente. Ecco, una cosa del genere, e se fossi stato un puntini puntini, no, così suona male, comunque il titolo ci penserete voi. Secondo me potrebbero farlo, io ho pensato Press the Irish, Folk Camels, o Gianji, Robo Joker, Chris del portale di Chris. Cioè, gente che già lavora un po' già anche sulla recitazione. Cioè, dopo fanno tantissime cose, però per esempio Press the Irish vedo che piace molto fare queste scenette d'attore, anche perché lui fa teatro, eccetera. Comunque io ho... tirato fuori questi nomi, però chi lo vuole fare lo può fare, magari anche scrivendo in descrizione idea di Svideo, cioè non mi dispiace se ci mettete. Comunque vabbè, questa qua era la prima proposta dello Svideo Tag. Poi ho pensato la parola del momento. La parola del momento potevate fare, cioè ci sono delle parole che per un certo momento o parole oppure legate a un determinato fatto che saltano fuori ripetutamente, e allora ho pensato che potevate partire dalla parola, iniziare con la parola bella in grosso stampigliato, wow, questa parola, e poi fare o tipo vlog oppure slash show di immagini, fare l'etimologia della parola, da cosa è nata quella parola. Adesso tante parole derivano anche dallo slang inglese, eccetera. Quindi vedete voi se farla seria, tra virgolette, oppure farla molto spiritosa, infarcendo le mani. Però come è nata la parola e come è cambiata nel tempo, adesso non so che parola, tipo per dire selfie, no? C'era un periodo di tempo che da tutte le parti tutti utilizzavano la parola selfie, cioè si usa ancora tantissimo anche adesso, però ci sono dei momenti in cui una parola è veramente usatissima, quindi diciamo la parola del momento potrebbe essere questa cosa, quindi parlare di come è nata quella parola e poi magari anche qua fare delle scenette sulla parola, in che occasione potrei usare questa parola e magari fate... Che so, magari anche una scena che non c'entra niente ce la pioppate per dire: ah, non avrei potuto essere o non essere. Questo è un selfie, cioè anche metterlo in mezzo a cose che non c'entrano niente. Questo dovete ragionarvela voi. Io vi butto lì delle idee perché sì, dopo un po' di fantasia dovete metterci del vostro, ovviamente. Sono idee sparse così, proposte così. Se volete fare, le prendete oppure no, e chi lo sa.
Poi il terzo ho pensato il commento dei commenti. Il commento dei commenti, magari voi avete un fan veramente predisposto a farti dei commenti speciali al vostro canale, e quindi qua dovete valutare voi e scegliere quello che secondo voi vi scrive dei commenti veramente particolari e veramente interessanti, e magari collaborare con lui insieme ad un video, decidendo, beh, mi hai scritto top, mettendo sempre a video, facendo vedere i suoi commenti a video, e poi magari con un green screen dietro, tu e lui che parlate, dovete gestirvela voi dopo, tecnicamente vedete voi come farlo, però mi hai scritto queste cose perché la motivazione, cosa ne pensi di dibattere su questa cosa, poi dipende dall'argomento, e poi anche qua come al solito si può scegliere sempre le vie del registro che volete scegliere, se è più spiritoso, se è più serio, eccetera. Va bene, questo era il commento dei commenti, perché è molto... mi sembra una cosa simpatica commentare i commenti che ti hanno scritto, se questi commenti sono veramente... sì, se è bel video c'è poco da commentare. Ok. Poi ho pensato, caos e ordine è una cosa che io ho sempre pensato di fare, poi non... caos e ordine sarebbe questo, magari voi avete un genitore, diciamo, per esempio, facciamo ipotesi, vostra madre vi dice, metti in ordine quella camera lì perché c'è un sacco di disordine. Quindi funzionava così, voi mettevate a posto la stanza, sì, mettete in ordine la stanza, ma prima ve la fate vedere tutta incasinata possibile, com'è realmente, eh? Non deve essere messe le cose lì, no, com'è realmente disordinata, perché secondo me alcuni non c'è bisogno di aggiungere altre cose, perché so che di là, dall'altra parte del video, ci sarà qualcuno disordinato come me, non penso di essere l'unico, o forse sì, chi lo sa. Comunque, e poi fate vedere in maniera tutta velocizzata come mettete a posto la camera, e poi dopo il finale lo decidete voi. Questo era caos e ordine. Poi ho pensato, le mie quest sarebbe un modo di customizzare un roleplay game, un RPG, può essere un Dragon Age Inquisition, può essere un The Witcher, comunque vabbè, adesso avete capito, un RPG che ha determinate quest, magari modificare, trovare il metodo tecnico, non so se in green screen oppure ritagliando sotto, vedendo le parti, comunque tanti di questi RPG hanno una soluzione di scegliere determinate risposte ai personaggi, eccetera. Quindi cambiare queste risposte, fare magari metterci delle cose spiritose, la quest, trova il tuo gatto che si è perso, per dire, oppure riuscirai a andare, riuscirai a corteggiare bene la vabbè, adesso non me ne vengono, cioè non mi vengono cose che potrei dire a video. Comunque delle cose simpatiche, delle quest simpatiche, e che te ci vai a cliccare, e poi dopo ve le gestite voi, avanzate per il territorio, poi magari mettete delle cose nella mappa che in realtà non ci sono, ce la piazzate voi, e sì, gestire questa cosa di modificare proprio le quest secondo voi, vi scrivete tutte le cose, cliccate sopra, andate avanti, quindi in modo da customizzare una quest. Questa è la mia quest, fare un video così, la quest, inventarvi voi una quest all'interno del gioco. Allora ragazzi, di queste proposte video tag sono idee che ho avuto io, però magari qualcuno l'ha già fatto, anche se le ho pensate e me sono scritte qua, magari c'è qualcuno che tutte queste cose le ha già fatte, perché si sa che su YouTube nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma, però quindi insomma io ho pensato queste. E niente, poi magari in qualche altro video, se vi piace questa cosa del potervi dare qualche idea di format, proposte, eccetera, fatemelo sapere. Se invece pensate, svideo, questa è veramente un'idea del cavolo, ditemelo, che scrivetemelo nei commenti.
E niente, avrei 3.000 biglietti dove ho scritto tante altre idee, ma magari lo facciamo prossimamente. Ciao da Svideo!